Ciao a tutti amici Soft Gunner e ben ritrovati. Oggi, mentre smontavo il mio M933, come potete vedere qua tutto pezzi, per sostituire le boccole e la molla, mi sono detto, già che ho smontato il fucile e ho estratto l'OPAP a cui devo cambiare il gommino, mi sono detto, perché non spiegare un po' a tutti i nabbi che mi continuano a chiedere che cos'è l'OPAP e come funziona, che cos'è l'OPAP e come funziona. Oltretutto vedremo come sostituire il gommino, che è un'operazione veramente molto semplice, e quindi adesso andrò a illustrarvi come funziona e nel frattempo vi parlerò di che cos'è l'OPAP e quale ruolo svolge sullo sparo. Pertanto, se siete dei professoroni o lo sapete già che cos'è, cambiate pure video. Questo qui è dedicato esclusivamente ai super principianti del software, ok? Bene. Andiamo a vedere come funziona. L'OPAP in questione che state vedendo in questo momento è quello di un M4. Ne esistono di vari materiali, questo qua è in nylon, ne esistono anche in metallo e in plasticaccia, dipende un po' dal modello. Questo qui è della G&G, del GR15. Funziona azionando questa rotellina. Che cosa fa l'OPAP? L'OPAP non è nient'altro che il sistema che permette di regolare il tiro, perché il pallino non esce perfettamente dritto, dovrete pertanto regolarlo in base al peso e alla temperatura dell'aria. Generalmente la direzione del pallino varia di molto. Pertanto, come funziona? Qui all'interno c'è un pressore che schiaccia il gommino, adesso andremo a vederlo che lo smonto bene. E quindi, in base a come schiaccia il gommino che è all'interno, dà la direzione al pallino in modo da andare dritto, gli dà una rotazione, insomma, che all'interno della canna prende velocità e poi esce bello dritto. Allora, si inizia rimuovendo questo fermo, lo mettiamo qui. Poi dovremo semplicemente svitare, ecco, questa vite. Non perdete i pezzi perché è molto piccola, come potete vedere. Qua togliamo il fermo, ecco, togliamo il fermo e anche dall'altra parte. E sfiliamo anche l'ultimo componente, ecco qui. Spero che si veda. Ecco, questo qui è il pressore. Orca vacca, ho toccato la telecamera. E sfiliamo la canna con questo gommino di merda ormai vecchio. Ecco, questo qui è il gommino dell'OPAP che andremo a sostituire ora. Qua c'è il fermo per la canna. Benissimo, diamo una pulita. Adesso vediamo che una spruzzatina d'olio poi. E questo è il gruppo OPAP smontato, praticamente il corpo centrale, no? Adesso andiamo a vedere come riassemblarlo. Ok. Allora, come potrete vedere sulla canna, cazzo, adesso non si vede perché è controluce, però c'è una scanalatura e qui nel gommino invece c'è un dentino da far combaciare. Perfetto, così, in modo che non si muova. A questo punto infiliamo la canna. Facciamo scendere il fermo. Ecco qua. Benissimo.
Abbiamo pertanto rimesso la canna nell'OPAP col gommino nuovo, gli mettiamo l'anellino, perfetto. E adesso rimontiamo tutti i componenti partendo dal pressore, qui. Facendo attenzione che non si tolga, perfetto. Mettete il fermo qua, così avete già iniziato a bloccare. Ora mettiamo l'ingranaggio che aziona il pressore. Ecco, vedete, bloccandolo con la ranella. Sul retro, vedete che abbiamo messo la ranellina. Cambio un po' la luce perché qua sennò si è una minchia di niente. Ecco. Abbiamo quindi rimesso la ranella, primo ingranaggio. Ora mettiamo l'ingranaggio centrale. Perfetto. E mettiamo il fermo anche su questo. Infine, rimettiamo l'ingranaggio principale, quello che ci permette di regolare il tutto con il fucile montato. Benissimo. Ora fate le prove. Vedete che l'ho stretto un po' troppo. Vedete che lavora il tutto. Fate un paio di prove per vedere se gira completamente. Zoomiamo. Vedete. È tutto aperto. Benissimo. Ora andiamo a rimontarlo sul nostro fucile. Questo è l'OPAP congegno che quindi permette di regolare la rotazione del pallino all'interno della canna in modo da mandarlo più dritto possibile.